Le violenze in Birmania contro i Rohingya devono finire. Così il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres durante il suo discorso inaugurale all'Assemblea generale dell'ONU a New York. Il riferimento è al dramma della minoranza musulmana che fugge in Bangladesh per sfuggire alla feroce repressione dell'esercito. Le autorità in Birmania devono porre fine alle operazioni militari, permettere un libero accesso a fini umanitari e riconoscere il diritto dei rifugiati a tornare in sicurezza e in dignità. Per la prima volta ha parlato dell'argomento anche Aung San Suu Kyi, leader de facto della Birmania. Ha condannato le violazioni dei diritti, ma ha anche aggiunto che la maggior parte dei villaggi del Rohingya sono ancora intatti. Un discorso apprezzato dai diplomatici stranieri. Aiuterà la comunità internazionale a capire meglio la situazione in Birmania. Sostegno per la leader anche in patria, dove i sostenitori si sono radunati per esprimere il loro supporto. Dura invece la reazione dei Rohingya fuggiti dal paese. Quello che ha detto al suo popolo e al mondo è una completa bugia. Se ciò che ha detto è vero, che lasci entrare i media del mondo nello Stato, così potranno vedere se stiamo bene o se siamo torturati. Sono oltre 400.000 i Rohingya fuggiti nelle ultime settimane in Bangladesh.